Non poteva che intitolarsi Progetti di poesia, progetti d'impresa. L'incontro, organizzato dalla città metropolitana al Salone del Libro, sul tema del sostegno alla creazione di impresa e al lavoro autonomo, offerto dal servizio MIP Mettersi in Proprio. Il caso di successo presentato in questa occasione, infatti, riguardava la scrittrice Alessandra Racca, autrice del blog Signora dei Calzini e conduttrice di corsi di scrittura creativa e poetica, che si è rivolta al MIP nel novembre del 2017 per trasformare una grande passione, che allora conviveva ancora con il suo vecchio lavoro, in una professione che potesse diventare autonoma e sufficientemente remunerativa per vivere. Mi chiedono se la poesia può dare lavoro, può dare il pane. Diciamo che messa così la mia risposta è no, o meglio sì, ma in tante altre forme. Però io credo che l'utilizzo della poesia, cioè una progettualità, almeno quello che è nel mio pensiero, il motivo per cui mi sono rivolta al MIP, che ci sono tutta una serie di progettualità, di attività legate al linguaggio della poesia, virato in varie forme, che come dire, costituiscono parte della mia attività lavorativa, e quindi sì, chiaramente possono dare lavoro, come tutte le attività culturali, no? Alla base c'è la letteratura, il teatro, e poi attorno si costruiscono una serie di professionalità. Alessandra ha raccontato al pubblico come ha fatto a realizzare il suo sogno, in un incontro in cui hanno preso la parola anche il suo tutor MIP, Marta Giavarini, la funzionaria di Torino Metropoli, Tessa Zaramella, e il consigliere metropolitano delegato alle attività produttive. È il nostro impegno nell'autoimprenditorialità e nell'autoimpiego, che noi rinnoviamo quest'anno su tutto il territorio metropolitano. Lo facciamo attraverso questo sostegno alla creazione di impresa e all'imprenditorialità in genere. Lo facciamo con un percorso partecipato da tutti coloro i quali hanno intenzione di aprire una propria attività sul nostro territorio. Lo facciamo attraverso due parti: una parte consulenziale iniziale che porta alla validazione di un business plan che permette di iniziare questa propria attività sul territorio metropolitano, e poi un'attività di tutoraggio che aiuta il neo imprenditore a stare sul mercato, un'azione alla quale crediamo tanto, che cerchiamo di sviluppare in tutti i comuni, e oggi la riproponiamo qui alla presenza di tanti uditori. Il MIP l'ho conosciuto perché mia sorella e altri amici si sono rivolti prima al servizio, e quindi lei ha aperto una piccola attività di sartoriale e me ne aveva parlato, e quindi nel momento in cui ho pensato che avevo bisogno di fare un attimo il punto della situazione in una direzione più professionalizzante rispetto alle attività che facevo, mi sono detta: ma forse il MIP può essere una risorsa da utilizzare essendo presente sul territorio. Sono andata pensando che mi avrebbero detto: no, sei troppo strana, e invece non è andata così.